Grazie a te, anche oggi siamo insieme, grazie sia inerosa al Signore perché ci dà la possibilità di avere comunione con Lui attraverso la sua parola. Sono tempi che dobbiamo eh, sfruttare ogni minuto, dobbiamo servire il Signore ogni minuto, sempre, perché il tempo non sta nelle nostre mani, dobbiamo avvicinarci al Signore e poi... C'è un bel messaggio che c'è su tutta la nazione, dobbiamo rinascere, ebbene ognuno deve fare la sua parte. <coughs> la Chiesa ha bisogno di fare la sua parte, i medici hanno bisogno di fare la loro parte, i religiosi hanno bisogno di fare la loro parte, tutti dobbiamo collaborare, ognuno da canto suo, perché tutto poi nell'insieme si mantiene l'equilibrio che noi desideriamo avere. Prima che andiamo avanti, come sempre, vogliamo pregare il Signore insieme, che ci guidi sulla sua parola, su quello che ci vuole dire, perché per certo il Signore ci vuole essere di aiuto, ci aiuta a rinascere. Per rinascere dobbiamo demolire le cose vecchie, perché se no non può crescere il nuovo. E la legge della natura ci insegna questo, quando noi tagliamo il, nuovo, il vecchio, allora rinasce il nuovo. Basta guardare un bosco che si è invecchiato, che sta lì, non si sviluppa più, rami tutti secchi, foglie eh, che cadono, cortecce che non... Allora si taglia e si rinasce, rinasce, così dobbiamo fare noi tagliare tutto quello che non è buono e far crescere tutto il nuovo, quello spirituale e quello di un'amministrazione nuova nella nostra vita. Dobbiamo ognuno di noi collaborare per sé e così collaboriamo tutti insieme. Prima che andiamo avanti vogliamo così pregare il Signore che ci guidi e che ci dia una parola adatta anche per oggi e possiamo farne tesoro. Preghiamo insieme il Signore. Signore veniamo a te perché vogliamo spendere il meglio del nostro tempo per servire te in ogni direzione, dovunque possiamo e come meglio possiamo perché Signore vogliamo dedicarci di più a te. Sì. Specialmente in questo tempo, Signore, che siamo come le galline nel pollaio vogliamo rivedere la nostra vita, Signore. Sì, sì, abbiamo il tempo di rivedere su ciascuno di noi personalmente la nostra propria vita e riconsacrarci a te. Parlaci con la tua parola. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dobbiamo rinascere e come ho detto ci possono essere tanti altri esempi che per rinascere il nuovo dobbiamo tagliare il vecchio, ci dobbiamo mettere la nostra volontà, dobbiamo applicarci per fare, cambiare le cose. E quando, anche quando cambiamo la mobilia, buttiamo via la vecchia, mettiamo la nuova, però dobbiamo togliere il vecchio perché sennò no non si capisce niente. Dobbiamo rinascere. Leggiamo insieme nel Salmo 78 verso 2, lo abbiamo letto ieri sera, lo vogliamo rileggere perché mi piace proprio questo aiuto che ci dà la parola del Signore, 78 verso 2. Leggiamo insieme che dice, aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Abbiamo letto anche questi misteri, che cosa sono? Il termine usato sono degli enigmi, informazioni ambigue e sconcertanti. Le lezioni della storia non sono semplici da individuare e interpretare. Una interpretazione infallibile può provenire solamente da un profeta. Nella storia di Israele l'enigma principale è costituito dallo spirito ribelle della nazione a dispetto della grazia di Dio. Ora questi enigmi, queste parabole, questi proverbi, questi indovinelli, queste comparazioni ci aiutano a comprendere il piano di Dio e comprendiamo molte cose attraverso le espressioni di parabole per comprendere i misteri che non si possono spiegare diversamente. Misteri ci vengono spiegati, questo verso è l'anello che ci trasferisce a Gesù. Nel capitolo 13, verso 35 di Matteo, leggiamo insieme come Gesù usa queste parabole per darci un quadro chiaro, Gesù non è solo il profeta, Gesù è il figlio di Dio che è l'unico che può interpretarlo, abbiamo letto prima, no? un'interpretazione infallibile può provenire solamente da un profeta, ora stiamo parlando di Gesù e Gesù non è profeta, Gesù è maestro, profeta, re e il figlio di Dio. Ma mentre il gli... 13,35 Gesù che proferisce parabole per darci lezioni, per comprendere, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta, aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù le usa per rivelare l'adempimento di verità passate presenti e futuri, rivela misteri spirituali, infernali e celesti, fino alla fine dei tempi e fino nell'eternità. Nelle parabole che Gesù spiega c'è un insieme di cose che lui soltanto li sa interpretare nel modo giusto. Perché una porzione di quello che gli dice si riferisce alla sua venuta quando parlava, un'altra porzione si riferiscono alla sua venuta quando torna, un'altra porzione si riferiscono a ciò che era scritto di lui. E con le parabole egli ci fa comprendere anche negli inferi che succede, nell'inferno che succede. Per esempio, per farci sapere che cosa succede nell'inferno, nel paradiso, egli usa la parabola di Adam, Abramo con il povero Lazzaro e il ricco Epulone. Queste immagini che parla Gesù nel suo parlare, che ne interpreta l'essenza, ci fa sapere quello che noi dobbiamo sapere dove non ci siamo mai stati. Attraverso le parabole Egli ci insegna il regno dei cieli. Attraverso le parabole Egli parlava di quale fine avrebbe fatto Lui. Ci rivela che Dio è buono e noi no. Leggiamo nel Salmo 100 verso 5. Salmo 100 verso 5. Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà è per ogni generazione. Abbiamo detto Dio è buono, noi no. In tutta la sua parola vediamo che noi siamo proprio l'opposto di come è, è Dio. Calpestiamo la bontà di Dio e l'amore suo, l'amore che ha per noi in pratica lo abbiamo dimostrato in Gesù. Leggiamo insieme in Matteo 21, 37. Matteo 21, 37 dice in una parabola 21, 37. E mandò loro suo figlio dicendo, avranno rispetto per mio figlio. Ecco, Gesù in questa parabola sta dichiarando che cosa? Che i religiosi uccidono Gesù. Ecco, tutte le parabole danno delle spiegazioni che noi possiamo comprendere, i misteri che non comprenderemmo diversamente. Verso 37 dice così, 21, 37, 35, mio figlio, cioè manderemo mio figlio. Questa figura rappresenta il Signore Gesù Cristo che essi hanno ucciso, finendo per incorrere nel giudizio divino. Nel verso 41, leggiamolo: ora in queste parabole il Signore anticipa, ci fa sapere. Noi dobbiamo vigilare quando leggiamo, quando ascoltiamo, perché lì contengono le verità divine. Che noi dobbiamo porre in mente, che cosa ci vuole dire? Essi gli risposero loro stesso, dicevano per se stessi. Egli essi gli risposero li farà perire malamente quei malvagi e affitterà la vigna ad altri vignaiuoli, quali gli renderanno i frutti a suo tempo. Guardiamo la parola del Signore come ci aiuta. E ancora una volta. I capi religiosi pronunciano un giudizio contro se stessi. Il loro verdetto. Contro i malvagi vignaioli, coincideva anche con il giudizio di Cristo contro di loro, che lo aveva già Gesù detto nel verso 43. Leggiamolo: Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Il regno e tutti i privilegi spirituali elargiti a Israele sarebbero ora passati, trasferiti ad altri vignaioli, simboleggianti la Chiesa, trasferito dal popolo di Israele ai gentili, che siamo noi e Dio ci deve dare una mano. Signore aiutaci composta prevalentemente di non giudei, nel quale siamo noi, come la parola del Signore dice. Che cosa vuol dire? Che passata a noi, noi dobbiamo portare i frutti. Guardiamo, leggiamo questo verso. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Adesso facciamo un'analisi. Reale su noi stessi, il Signore ha passato la grazia sua. Fammi parlare, a questa sorella, a questo fratello: il Signore ha passato tutto alla Chiesa, ai credenti, che in questo caso siamo noi che professiamo. E il Signore si aspetta i frutti. Noi cosa abbiamo fatto? Il contrario. Dio ci deve dare una mano, glielo dobbiamo chiedere. Abbiamo fatto come Gesù aveva detto nella parabola. Nella parola siamo divisi in due categorie, credenti e non credenti. I non credenti Dio li chiama. Nel Salmo 14 verso 1 leggiamolo. Salmo 14 verso 1. I non credenti, Dio dice lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Ebbene, se questi sono Sotto il profilo morale, non intellettuale, vi vive con le sue regole e non vuole dare conto a nessuno, Dio dice questo è stolto, cammina, non stolto nell'intelligenza, sotto il profilo morale loro hanno scelto. E vivono la loro vita in un certo modo. Guardiamo insieme nel capitolo 32. Di Isaia verso 6, 32 verso 6, vivono la loro vita nei riguardi di Dio. Leggiamolo insieme, poiché lo scelerato proferisce scelleratezze e il suo cuore si dà all'iniquità per commettere cose empie e dire cose malvagie contro il signore per lasciare a bocca asciutta colui che ha fame e far mancare da bere a chi ha sete questo rispecchia anche sotto il profilo spirituale che in questo cristianesimo moderno diciamo che anche noi lasciamo a bocca asciutta quelli che hanno fame della parola del Signore, che hanno fame di Dio, perché noi non ce ne curiamo tanto. Guardiamo nel verso 7. Le armi dell'impostore sono malvagie, egli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde, e il bisognoso quando afferma ciò che è giusto. Ma noi dobbiamo essere diversi. Se lo stolto, moralmente parlando, non intellettualmente, si muove in questo modo, noi credenti che dobbiamo portare frutto, non siamo da meno. Dio ci deve aiutare. Dio ci deve essere di aiuto. Ora, leggiamo insieme. Nel verso 8, quali noi dovremmo essere? Ma l'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili. Questa è la figura di noi credenti che facciamo disegni nobili, ci impegniamo in cose nobili si riferisce a cose che riguardano il regno di Dio. È così. La vera prosperità spirituale, fisica, mentale e finanziaria è il modo che noi ci dobbiamo muovere. Il verso 8 dice proprio questo. Noi dobbiamo amministrare e dare la sana dottrina, gli insegnamenti saggi, come si deve. Dobbiamo realmente mettercela tutta. Questa è la figura di noi credenti, che facciamo disegni nobili, ci impegniamo in cose nobili. Si riferisce ciò che riguarda... Al Regno di Dio. Abbiamo un esempio nella parola del Signore di un uomo di Dio, secondo Cronache 29,2: Ezechia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre, ecco. Abbiamo un punto di riferimento di un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Ma cosa fece Zecchi? Egli come amministrò? Guardiamo nel verso 3. Nel primo anno del suo regno. Nel primo mese riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Leggiamo fino al verso 5. Dobbiamo rinascere. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale. E disse a loro, ascoltatemi, o oh Leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. Ora, si dice che quando il pesce non è buono puzza dalla testa. Ciò vuol dire che quando i re non hanno agito bene, poi il popolo anche meno. Abbiamo un altro esempio che parla di Acaz che lo aveva preceduto e vogliamo leggerlo in secondo cronache 28-19. Secondo cronache 28-19. Ora abbiamo un, una comparazione. Guardiamo, poiché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Akaz, re di Israele, perché aveva rotto ogni freno in Giuda ed aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro il Signore. Ecco, guardiamo il risultato di un re, è il risultato di un altro re. Ezechia. Ora, quando noi parliamo di rinascita, la rinascita vuol dire per alcuni economica, per altri vuol dire fisica, stiamo meglio, ma c'è anche quella spirituale, che quella è quella che conduce al meglio il tutto. Ciò vuol dire che dobbiamo modificare la struttura portante fisica nostra, spirituale e anche del modo di adorazione che noi abbiamo. Il Signore ci deve veramente essere di aiuto. Tutte le false dottrine che vengono seminate dobbiamo toglierle. Gli idoli non dobbiamo fare come stiamo facendo. Mi ha telefonato una sorella pochi giorni fa, due o tre giorni fa. Mi ha detto, sai, sai che il Papa si sta convertendo? Ho detto io, no, ma che mi dici? Sì ha predicato questa mattina sul vitello d'oro ed ha detto che non ci dobbiamo fare statue. Ho detto, questa è una bella notizia. Sì, ha predicato quando Mosè è sceso dal monte, del, del, del monte Sinai e avevano fatto l'idolo fatto di oro e ha detto che non bisogna fare idoli ho detto eh questa è una bella notizia però è stato un po' che ha detto però in contemporanea ha preso un bel fascio di fiori e lo ha portato davanti alla Madonna non ci vedo chiaro gli ha detto sarà una mossa politica per cercare di attirare un po' di attenzione e ha cercato di portare un po' di vantaggio, una conversione artificiale. Dio ci deve aiutare. E allora se il pesce puzza dal capo, noi come facciamo a rinascere? <coughs> Signore ci deve aiutare. Ora che siamo nel pollaio, detto prima, che abbiamo il tempo di riflettere, dobbiamo ristrutturare anche il nostro modo di adorazione. Continuiamo a leggere in Secondo Re, capitolo 18, verso 3. Secondo Re capitolo 18 verso 3. Cioè se noi facciamo le funzioni, poi ci aspettiamo che la gente cambia. Secondo Re 18 3. E noi non ne facciamo le azioni. Come vogliamo che cambiano le cose? Come facciamo a rinascere se manteniamo il vecchio? Leggiamo insieme. Ezechia, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Leggiamo il verso 4. soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan soppresse gli alti luoghi leggiamo insieme Ezechia fu il primo re di Giuda a eliminare totalmente gli alti luoghi dove erano pieni di idoli vale a dire i luoghi di culto che erano stati costruiti nell'inosservanza della legge che Dio aveva dato a Mosè Nell'Esodo 20 Capitolo, capitolo 20 verso 4 e 5 leggiamolo cosa fece zecchia fece quello che dio aveva detto leggiamolo insieme esodo 20 verso 4 verso 5 vai marco non farti scultura né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Leggiamo il verso 5. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Cioè, Adorare gli idoli, dice la scrittura, che vuol dire odiare Dio. Continuiamo a leggere cosa fece Zecchia. Nel verso 5 del capitolo 18 di Secondo Re, Secondo Re 18, verso 5. Egli mise la sua fiducia nel Signore. Dio di Israele e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. La qualità più nobile, abbiamo detto che i credenti fanno cose nobili, di Ezechia, contrariamente al padre Akats. La fiducia, bella sta cosa, mi piace, la fiducia e la speranza che riponeva esclusivamente nel Signore in tutte le situazioni, ciò lo contraddistinse dagli altri re di Giuda. Nel periodo successivo alla divisione del regno, fu la sua incrollabile fiducia nel Signore nel corso di una gra grave crisi nazionale, che fu portata a destinazione perché egli confidò nel Signore. Alleluia! Nonostante gli avvenimenti incresciosi che capitarono nella nazione. E Ezechia si aggrappò saldamente al Signore e lo seguì fedelmente, ubbidendo ai Suoi comandamenti. Pertanto il Signore fu con lui e fece riuscire le sue imprese. Guardiamo nel verso 7. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re di Assiria e non gli fu sottomesso. Ma per comprendere bene leggiamo dal verso 6 al verso 8. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i suoi comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese, si ribellò al re d'Assiria e non gli fu sottomesso. Leggiamo il verso 8. Sconvisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Gloria al Signore. Questo vuol dire tornare a Dio. Fratelli, sorelle, che vuol dire tornare a Dio? Leggiamo ancora come si muove in secondo cronache, capitolo 29, verso 4 e 5. Benedetto sia il Signore. Alleluia. Fece venire i sacerdoti. E i Leviti radunò sulla piazza orientale 5 e disse loro, ascoltatemi, o oh Leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni montezza. Ora noi non abbiamo il re. Ma abbiamo i capi religiosi di ogni denominazione, compreso il Papa. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo radunare coloro che sono a capo a capo di ogni organizzazione religiosa. Dobbiamo chiamare tutti i responsabili e fare una ristrutturazione del modo di adorazione che noi dobbiamo fare nella vita personale e nella Chiesa. Che bello così. Se sei un capo di qualche setta, di qualche denominazione, la prima cosa che dobbiamo fare, noi responsabili dobbiamo tornare all'adorazione vera, quella che Dio vuole. Ognuno deve chiamare. Noi abbiamo letto, leggiamo il verso precedente. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale. Che bello! Se potessimo cominciare da Piazza San Pietro, eh? fammi guardare in faccia la sorella e il fratello, Piazza San Pietro, che Papa Francesco chiama tutti i sacerdoti, tutti i vescovi, tutti i cardinali, per cominciare, e fa come fece Ezechia, noi non abbiamo il re. Abbiamo il Papa, abbiamo i capi di tutte le sette. È tempo che noi che abbiamo davanti questa possibilità dobbiamo chiamare i capi e ritornare all'adorazione come Dio comanda. Dobbiamo ristrutturare il modo di adorare. Il Signore ci deve illuminare. Dobbiamo tornare alla vecchia adorazione. Che cosa fece? Li dobbiamo leggere un'altra volta? Leggiamo un'altra volta. Secondo Re 18, 3, 4 e 5. Secondo Re 3, 4 e 5. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. Qualcuno potrebbe dire, ma il serpente di rame fatto da Mosè, perché dovette essere distrutto? Perché il serpente di rame che era stato fatto da Mosè, sotto l'ordine di Dio, era un simbolo che rispecchiava la crocifissione di Cristo che doveva avvenire, ma che cosa ne avevano fatto? Lo avevano fatto diventare un idolo e lo adoravano e perciò doveva essere tolto? Lo veneravano, ossia il serpente di rame che Mosè aveva forgiato nel deserto, poiché il popolo di Giuda era arrivato a venerarlo come idolo, da simbolo, era passato ad idolo e perciò fu distrutto. Forse influenzato dalla religione cananea, il cui serpente era considerato un simbolo di fertilità. Pensavano loro che paragonando il simbolo di fertilità dei cananei, loro pensavano avere il serpente. E questo simbolo di fertilità vuol dire che i nostri terreni producono di più. Si erano discostati dal Signore. Sembrava che era ordinato da Dio, ma era diventato un pericolo. Perché? Perché distrae, prima di tutto, gli idoli sono i covi dei demoni dove si ci nascondono e poi ci distraggono da Dio e poi Dio lo vieta perché non avvicinano, non ci avvicinano a Dio ma ci allontanano vi voglio spiegare se io adesso parlo con te facciamo conto che tu sei Dio e io parlo con te sono faccia a faccia ho comunione con te. Se io parlo con Marco, mi sono allontanato da te o no? Marco, secondo te mi sono allontanato dal fratello che stavo parlando? Eh? Ora che io ho parlato con Marco, mi sono allontanato da te. Ora gli idoli, oltre ad essere un danno che ci allontanano da Dio, e Dio li vieta, leggiamo insieme, se no non ci ricordiamo più. Qua pare che siamo di parte. Non dovevamo essere così. Questo serve perché è la verità di Dio. Dio lo ha detto nel Esodo 24 e 5. Leggiamolo un'altra volta. Così ci fai, se questo ci allontana da Dio e ci distrae, e anche il serpente di rame fu distrutto. Dio ha detto, leggiamo insieme, non farti scultura né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, verso 5, non ti prostrare davanti, a non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Ora... Per ritornare, per rinascere spiritualmente, per ritornare a servire e ritornare a Dio, dobbiamo togliere, dobbiamo fare come Zecchia. Zecchia fece proprio questo. Egli fece nel verso 3, torniamo al verso 3 del capitolo 18, secondo re 18, verso 3. Se noi vogliamo fare la volontà del Signore, alleluia, dobbiamo almeno copiare, imitare questo grande re e servo di Dio che fece come, come Davide suo padre. Egli fece, guardiamo insieme, ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Ora andiamo al verso 5. Cosa continuò a fare? Egli mise la fiducia nel Signore Dio di Israele e fra tutti i re del, di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Che cosa fece questo uomo? Egli distrusse l'idolatria. Fu il momento. Ora, dobbiamo rinascere, ma dobbiamo rinascere anche in questo. Ora, nei dibattiti che ci sono stati sempre tra teologi cattolici e teologi evangelici, alla fine di ogni dibattito tra teologi si è arrivata ad una conclusione. Quando abbiamo detto che San Gennaro non esiste perché non c'è una parte storica che San Gennaro sia mai esistito. San Cristoforo non esiste perché non c'è nessuna parte storica che sia mai esistito. Santa Lucia ci sono, non ci sono prove storiche che sia mai esistita. I nostri cari. Fratelli teologi cattolici ci hanno detto ma come facciamo a togliere San Gennaro da Napoli? La popolazione ci aggredisce, ci rovina, noi non possiamo perché il popolo si è abituato, ma chi comanda? Il popolo? O comandano chi dirige il popolo? Il popolo era anche così messo al tempo di Ezechia, ma Ezechia li chiamò e disse, ora ristrutturiamo, Riempì la piazza. Chiamò i sacerdoti, leggiamo nel verso 5, nel verso, no, verso 4, verso 3, verso 4. C'è una parte che chiamò i sacerdoti. Guardiamolo insieme. Fece secondo cronache 29, 4 e 5. Da dove cominciò il re? Secondo cronache, 9, secondo cronache 29, 4 e 5. Da dove cominciò il re? Fece venire i sacerdoti e i leviti. Li radunò sulla piazza orientale verso 5 e disse loro, ascoltatemi, o oh Leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni mondezza. Noi capi, noi. Capi, non abbiamo il re, ho detto prima, ma ogni capo religioso in questo tempo deve mettersi alla finestra, deve chiamare i suoi sacerdoti, i suoi seguaci e dobbiamo ristrutturare l'adorazione verso Dio, perché questo cambia le cose egli pose la sua fiducia nel Signore stavamo leggendo in secondo re secondo re secondo re 18 3 rileggiamo un'altra volta prendiamo la strada buona perché se non parliamo di rinascere ma cosa rinasciamo? Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Fino al verso 8. Soppresse gli altri luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. Perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto in senso, lo chiamò Neustan, verso 5: egli mise, fratelli, sorelle, capi religiosi, cataldo, tutti credenti singolarmente. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. E fra tutti i re che vennero dopo di lui o lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Vai fino al verso 8. Il Signore fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese si ribellò al re di Assiria e non gli fu più sottomesso vai avanti sconvisse i filistei fino a Gaza ne devastò il territorio dalle torri dei guardiani alle città fortificate che cosa fece Ezechia? osservò allora c'era la legge giudaica che bisognava osservare, il vecchio testamento, adesso abbiamo il nuovo testamento. Noi dobbiamo ritornare tutti al nuovo testamento, tutto quello che dice il nuovo testamento è quello che noi dobbiamo applicare nella nostra vita. Siamo sotto l'era della grazia e non possiamo fare quello che vogliamo noi. Questo vuol dire tornare a Dio. Noi non abbiamo il Re, ma abbiamo il Papa e i capi di ogni denominazione, che siamo noi i primi, che dobbiamo rettificare la nostra vita, tornare al Nuovo Testamento, alla parola di Dio. Perché questo vuol dire quanto mi, se, quanto mi piace quel gruppo che mi hanno mandato anche dei messaggini che dicono dobbiamo rinascere. Noi possiamo rinascere solo così. Questa è la medicina per ogni credente, per ogni sacerdote, per il Papa, per tutti gli organi religiosi. Questo è il messaggio che Dio ci dà. Ezechia modificò tutto quello che aveva fatto Acaz, re di Giuda, che aveva portato Idolatria e disastri. C'è un verso che lo possiamo leggere. Secondo Cronache 28, 19. Poiché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, perché aveva rotto ogni freno in Giuda ed aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro il Signore. Questo vale per ognuno di noi, singolarmente, per i nostri capi religiosi, per tutti noi abbiamo fatto questo. Tutti gli uomini di Dio portano gli uomini alla Bibbia, il vero messaggio del Vangelo. In tutta la storia di Dio, quando sono tornati a Dio, sono tornati a ciò che dice la legge di Dio, non la vecchia legge. Per noi c'è il Nuovo Testamento. Il, il sacerdote Ezra, quando trovarono il libro della legge di allora, restavano fino a sei ore in piedi per leggere il libro della legge e ci fu un grande risveglio alleluia alleluia noi stiamo aspettando un grande risveglio adesso che siamo nel pollaio che siamo come le galline che siamo rientrati hai visto le galline che cosa fanno quando stanno sul pollaio fanno così cercano di vedere se hanno qualche insetto addosso Rivediamo la nostra vita mentre stiamo nel pollaio, davanti al Signore, il nostro modo di adorare e torniamo al Signore con tutto il cuore. Abbattiamo qualsiasi idolo che ci distrae e consacriamo la nostra vita al Signore. Tutti gli uomini di Dio portano gli uomini alla Bibbia, alla parola di Dio. Secondo Cronache 3. 20 e 21. Signore ci deve essere di aiuto perché ci vuole aiutare. Lui è buono, noi non siamo buoni. Dobbiamo tornare al Signore. Secondo Cronache 31, 20. Ezechia fece così per tutto Giuda. Fece ciò che è buono, retto e vero davanti al Signore suo Dio. 21. In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. C'è un verso che ci può essere di aiuto. Singolarmente e per tutti il Salmo 23, ver, salmo 1, verso 3. Ricordati che questo dobbiamo applicare nella nostra vita, sorelle, fratello, chiunque tu sia. Egli sarà. Leggiamo dal verso 1. Beato l'uomo che, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Verso 2. Ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Verso 3. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Dobbiamo rinascere. Bella questa parola. Io la voglio spandere ancora di più su messaggi, messaggini, sulla televisione, sulle televisioni. Però questo è il modo di una rinascita personale, ecclesiale e nazionale. Non c'è un'altra via. Questa è la via che ha funzionato ed anche per i governanti. Questo Re. Se tu hai qualche politico, qualcuno che ha delle mansioni particolari, digli che per avere successo in quello che Dio lo ha chiamato a fare deve misurarsi con questo grande re, Ezechia, perché queste sono le regole che funzionano, perché vengono da Dio, queste sono le regole che funzionano per ognuno di noi. È tempo di tornare al Signore, è tempo di tornare a Dio perché questo ci farà rinascere, perché sarà la mano di Dio che farà crescere. Noi possiamo fare tutto, ma chi fa crescere è Dio. Se noi vogliamo crescere in santità, in bene, bene, nel bene. E nelle cose dobbiamo affidarci a Dio, dobbiamo allungare la nostra mano di fede a Lui e mantenerci saldi in questo viaggio. Siamo come quelli che camminano in un filobus, su un filobus: per restare in piedi e non andare a finire sotto i piedi degli altri negli urti che ci sono, devono tenere la mano a quella striscia che è sopra di loro. Noi dobbiamo mantenere la nostra fede in Dio come ha fatto Ezechia e questo cambia la nostra vita. Non ti aspettare che cambiano gli altri e poi cambi tu. Dobbiamo singolarmente essere i primi a porre la nostra fiducia in Dio. Sì, è tempo di cercare Dio e di avere comunione con Dio, di ravvederci e iniziare a. A far crescere ciò che deve rinascere nella nostra vita, deve rinascere l'opera di Dio che sviluppa per lo Spirito Santo nella nostra vita. Vogliamo pregare il Signore insieme? Signore, ti ringraziamo per la tua parola perché ci fa vedere ciò che dobbiamo togliere e ciò che dobbiamo aggiungere. Ci affidiamo a te e veniamo a te. Signore, non sappiamo quanto tempo restiamo su questa terra, ma fa che da questo momento insieme prendiamo questa decisione. Accettaci come siamo ed aiutaci a cambiare, te lo chiediamo Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Leggiamo, le, prendi nota dove abbiamo letto così vai a rileggerli è la parola di Dio non è la parola evangelica di una denominazione è la parola di Dio che serve per i cattolici per i protestanti, per i mormoni per tutti è la guida principale che Dio ci ha lasciato Salmo 78,2 Matteo 13 35, non 55 Marco mi pare eh? Prova a guardare. Salmo 100, verso 5, Matteo 21, 38, Salmo 14, 1, Isaia 32 da 6 a 8, secondo cronache 29, 2, secondo re 18, 3, secondo re 18, 8, secondo cronache 29, 4 e 5, secondo cronache 28, 19, Secondo cronache 31, 20 e 21, Salmo 1, da 1 a 3, metteci da 1 a 3. Dio piacendo ci vediamo stasera alle 19.30 per la preghiera. E condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Dio ti benedica, pace, rinasciamo, che diventiamo più forti. Ognuno si sviluppi per far rinascere i principi di Dio nel proprio cuore, perché allora veramente abbiamo una rinascita spirituale e di tutte le altre cose che Dio ci fa abbondare, con Lui allora vinceremo sicuramente. Senza di Lui siamo già falliti. Dio ti benedica, pace, buona giornata.